Ciao ragazze, oggi nuova collaborazione con il sito Born Pretty Store. Ormai credo che lo conosciate un po' tutto. Vi ricordo velocemente che è un sito cinese e penso sia il sito più fornito per quanto riguarda la nail art, accessori, stickers, queste cose così. Anche se i prezzi non sono, devo dire la verità, più competitivi che si trovano sul mercato. Si occupa anche di vende anche altri prodotti, anche di make up e qualcosina di accessori, tipo anelli, bracciali. Queste cose, ma la cosa più interessante di questo sito sono appunto le cose che riguardano la nail art che non si trovano in altri siti. Quindi vi faccio vedere velocemente quindi cosa ho scelto questo mese. Questo è il pacchettino. Allora, ho preso questo set di lime a 6 facce perché mi ci trovo bene, le conosco già, insomma, infatti ne ho già qualcuna, ne ho già qualche scorta, questa è una di scorta, questa l'ho utilizzata e insomma comunque mi piacciono un sacco perché appunto hanno varie funzionalità. Adesso ve le faccio vedere tutte insieme ad una. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 7 facce e quindi ogni faccia ha uno step preciso. Sempre come lime, poi dato che loro mi danno un budget preciso, per raggiungere il budget c'erano queste tre lime, se non erro a 99 centesimi di dollaro, pochissimo, però effettivamente cioè, non sono un granché, sono più che altro diciamo per lucidare. E un po' per togliere gli eccessi così non servono molto e poi sono piccolissime, però sono rosa quindi sono carine lo stesso, dai. Poi allora ho preso questa routine che mi attirava tantissimo di Strass Holographic, sono carinissimi, non so se riuscite a vedere i riflessi orografici, sono di diverse misure e mi fanno impazzire, diciamo, sono i miei glitter preferiti, sono proprio questi strass preferiti, sono proprio questi con tutte le sfaccettature colorate. Poi due Water Decal. Allora, questi vanno tagliuzzati da sole. Scegliete la forma, potete fare anche un disegnino a vostro piacimento. Mentre questi sono appunto a forma di French. Due cosette. Anzi, tre cosette. Allora, ci sono queste specie di borchiette, ragazze, sono stupende. Adesso io no, non so se riuscirete a vedere, vi metto comunque la foto. Mi dovete scusare, ma ho dovuto registrare di nuovo questa parte perché l'ho cancellata per sbaglio. Comunque mancavano altre due cosette e sono questi strass qui che non mi sono piaciuti per niente, che mi immaginavo assolutamente diversi. Dovevano avere, a parte pensavo fossero un po' più grandi e fossero di più anche. Non ricordavo che fossero soltanto una decina, penso, non so quanti sono. Comunque il riflesso ve lo faccio vedere in foto, si vede pochissimo e non mi attirano tanto, sinceramente. Questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta questo mese. E poi c'era un pennellino da nail art, questo è lo 00, abbastanza sottile. Poi qui lo vedete anche tagliuzzato un po' perché dopo che ho girato il video l'ho utilizzato altre volte. Adesso vi vado a rifare velocemente il tutorial che avevo girato e ho cancellato. Quindi, per l'applicazione del Water Decal, prendiamo una ciotolina con dell'acqua, andiamo a tagliare il pezzettino. E una cosa fondamentale da non dimenticare è andare a rimuovere la pellicolina, questa, e immergere poi nell'acqua per 10-20 secondi. Ok, una volta finito la rimuoviamo, mettiamo su un pezzo di carta, la facciamo asciugare qualche secondo e poi verrà via facilmente. L'applichiamo direttamente sull'unghia senza mettere dopo coat sotto, dovrebbe aderire facilmente. Adesso sull'unghia finta non so se ce la farò. Ci aiutiamo con un dischetto di cotone. Premete fino a quando vedete che non si muove più. Dopo aver fatto la stessa cosa anche sul pollice,
e aver steso quindi uno smalto nero, andiamo a mettere uno strato di top coat sullo smalto nero e prendiamo poi invece un top coat effetto matte. Prendiamo una piccola quantità e con il pennellino a punta 00 andiamo a fare un piccolissimo ghirigoro. Infine aggiungiamo uno di questi bellissimi strassini olografici, sempre con un po' di smalto trasparente. Ed ecco qui. Dopo aver effettuato quindi la decorazione, ho fatto una linea sottile di smalto argentato per arricchire ancora di più questo bellissimo water decal con questo smalto con il pennellino sottile. E dato che quindi su queste unghie qui abbiamo fatto il decoro con lo smalto effetto matte, andiamo a mettere il top coat soltanto su pollice e anulare. I water decal devo dire che mi piacciono molto di più di nail patch perché secondo me sono più facili da mettere e durano anche di più e danno un effetto molto più naturale. In questo caso si direbbe che quasi che la nail art l'ho fatta io, quindi l'effetto almeno a me piace tantissimo, fatemi sapere se piace anche a voi. Spero di esservi stata utile e alla prossima, ciao!